Sigla. Oh, giovani amici, bentornati sul mio canale It's Logo Time. Oggi ho deciso di portarvi un logo particolarmente caro alla città di Milano. È il logo della Alfa Romeo. Prima di partire vi chiederei... No, niente, non vi chiedo un cazzo, ve lo chiedo dopo. Io ho deciso di approfittare di questo compleanno per spiegare un po' che cosa ci sta dietro al disegno di Alfa Romeo. Partiamo dall'inizio, 1910, siamo a Milano e viene fondata l'Alfa, che vuol dire anonima lombarda fabbrica automobili. Allora, vediamo, vi metto qua il primo logo effettivo di Alfa, che è riconosciuto come un marchio targa, perché come vediamo è una targhetta con dentro il nome Alfa, con dei dettagli floreali, niente di che. Siamo nel 1912, ad arrivare un cambiamento. Il logo di Alfa passa da essere una targa ad essere il cerchio che conosciamo noi oggi. Questo cerchio con fondo blu, con i bordi bianchi. All'interno del cerchio più piccolo troviamo i due simboli caratteristici di Alfa. Ne abbiamo sulla sinistra la croce di San Giorgio, simbolo di Milano, della città di Milano, e a destra invece troviamo il biscione visconteo, o visconteo, chiamatelo come cazzo che pare, simbolo della famiglia Visconti che ha regnato su Milano. All'esterno invece di questo logo abbiamo in alto la scritta Alfa e sotto la scritta Milano, perché era di Milano. La scritta Alfa e la scritta Milano sono, come possiamo vedere, separate da dei nodi. Questi nodi erano i nodi Sabaudi, che erano i nodi simbolo della famiglia Savoia che regnava appunto sul Regno d'Italia. Dopo l'acquisizione di Alfa nel 1915 da parte di Nicola Romeo, l'azienda assume il nome che ha oggi, quindi Alfa Romeo. Appunto, nel logo si aggiunge il cognome del nuovo proprietario a fianco a quello Alfa. Salto, andiamo 10 anni dopo, più o meno, 1925, e al logo non vengono posti grossi cambiamenti, ma viene aggiunto un elemento molto importante. Questo elemento è una corona d'alloro all'esterno del cerchio. Perché una corona d'alloro? Semplicemente Alfa Romeo aveva vinto il primo campionato automobilistico con una delle sue auto, ovviamente, e avevano deciso di omaggiare questa vittoria con una corona d'alloro nel loro logo. Durante la Seconda Guerra Mondiale Alfa viene riconvertita a azienda produttrice di armi e munizioni. Il logo tendenzialmente non viene cambiato, rimane solo quello, ma non fanno macchine in quel periodo, perciò. Passiamo al 1945, finisce la guerra, cade la monarchia e l'Italia diventa una repubblica. Quindi anche il logo Alfa subisce un piccolo cambiamento. I due nodi Sabaudi vengono sostituiti da due linee ondulate. Dal 1945 fino al 1972 il logo rimane uguale, però appunto nel 72 Alfa ovviamente aveva qualche stabilimento in giro per l'Italia. Uno dei più importanti si trovava nella provincia di Napoli. I dirigenti Alfa cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di togliere la dicitura Milano, per il semplice motivo che volevano dare un messaggio dicendo: sì, noi siamo un'azienda, siamo di Milano, ma diamo lavoro a tutta Italia, vogliamo che la nostra azienda sia riconosciuta come azienda italiana e non prettamente milanese o lombarda. All'inizio degli anni 80 circa, Alfa viene comprata da Fiat e
anche qua viene fatto un piccolo restyle del logo. Una cosa molto eclatante, ma in tutti gli elementi del logo compare una bordatura dorata, che sinceramente a me non è mai piaciuta. Proprio troppi colori assieme, hai il rosso, hai il verde, hai il bianco, hai l'azzurro, hai il blu, hai l'oro. Una cozzaglia di colori, veramente, veramente brutto quel logo. Sta di fatto che appunto dall'82 fino al 2015 rimane il fondo dorato. Nel 2015 appunto 105 anni di Alfa Romeo, e i designer decidono che è venuta l'ora di fare un restyle del logo. Quello attuale mi garba veramente un sacco, perché ha pochi colori, abbiamo il blu, l'argento, il rosso e il verde. Non ha pochi colori, però sono tutti armonizzati bene, e soprattutto questo effetto di rilievo alla croce di San Giorgio e al serpente visconteo, che effettivamente al giorno d'oggi, cavolo, fa proprio un bel effetto. Quindi, come possiamo vedere, rimane il cerchio nel blu, rimane la scritta Alfa Romeo, elementi simbolo sono sempre quelli, usano un colore grigio metallo, ma non è a caso, è stato utilizzato questo tipo di colore per richiamare a ciò che è Alfa Romeo, ovvero un'azienda che produce automobili, le produci con il metallo. Il metallo che colore ha? Abbiamo fatto un bel giro su Alfa. Come al solito, ragazzi, vi chiedo, se vi è piaciuto il video, bel like, condividete, scrivete ai nonni, mandate i piccioni viaggiatori, fate arrivare la civetta da Hogwarts, fate quello che volete. Però vi chiedo anche di seguirmi sui miei social, non posto soltanto cose inerenti ai loghi, ma faccio anche disegni, analizzo qualche volta determinati loghi, potete trovare delle cose interessanti, se vi fa piacere ovviamente, io non obbligo mai nessuno. Vi vengo a prendere tutti a casa, vi vengo a prendere, avete capito? Quindi ragazzi, anche questa volta il nostro viaggio è finito, e settimana prossima, è un'altra settimana. Ciao ragazzi, io me ne vado.